Sentiamo un attimo Francesca da Firenze. Francesca. Sì, salve. Io sono Francesca e in quanto donna di età di Brigitte direi che l'idea dell'uomo forte per me è Macron, perché ha il coraggio di andare contro le convenzioni sociali, ha il coraggio di avere uno sguardo fiero quando parla e dà questa certezza di sicurezza morale, perché abbiamo visto... Francesca, lei è la prima donna che oggi interviene e parla di Macron, e mi fa piacere. Lei ha detto subito la stessa età di Brigitte. Ecco, secondo lei la gestione di una donna tanto più grande è una gestione che richiede comunque una forte carica di responsabilità? Perché è facile vederla dal punto di vista del ragazzino che sta all'ombra della donna più grande, ma gestire una donna così grande, con dei figli, con una famiglia, tu è nonna, diventare nonno a 39 anni, richiede un impegno, richiede delle qualità? Sì, l'intelligenza emotiva intanto è una... diciamo pulizia morale, che è quella di sapere che cosa si vuole. Non credo che stiano insieme da poco, pare che siano un'ora, non ricordo da quanto lui, tempo. Lui si è innamorato a 15 anni, ne ha 39, quindi idealmente questa è la sua donna da sempre. Io da 60enne che non amo i ragazzini le direi che un uomo così lo prenderei immediatamente. Se lo prenderebbe al volo, figuriamoci. Ma certo che sì, ma l'uomo forte quale? L'uomo forte qual è? Quello che poi picchia e uccide, o è quello che fa sembrare di avere, scusi il termine, le palle, ma poi bisogna occuparsi di lui in tutto e per tutto? Oppure è la donna come Le Pen che fa finta e poi è divorziata? Ma questo è ipocrisia, ipocrisia morale. Quindi per me la forza sta nel dimostrare chi si è, come si è, con lo sguardo fiero e pulito che aveva lui ieri sera mentre parlava. E guardi caso, però il mondo degli uomini, la prima accusa che gli fa è come i bulletti a scuola, sei omosessuale. Ma è certo, perché il concetto è sempre quello, come dice la 27, bisogna misurarselo. Cioè, e basta con queste storie, ci vuole anche un'intelligenza emozionale, emotiva e capace di mostrare anche questo aspetto. Per me è questa forza. La ringrazio Francesca, ci fermiamo un istante.